Gol ed emozioni, Albernichi con Città di Castello e Giviborgo che si dividono la posta in palio al termine della gara valevole per la seconda giornata di campionato. 2-2 il risultato finale con le reti di Paparusso e Silla per i locali e di Pera e Scherri per gli ospiti. A partire decisamente meglio è il Città di Castello che si rende pericoloso già all'ottavo con questa punizione di Gorini che termina di poco sul fondo. Un minuto più tardi Paparusso di testa chiama alla respinta in corner il portiere del Giviborgo, Marric. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, battuto con precisione da Gorini, arriva il gol dell'1-0. Lo realizza Brunetti che di testa batte Marric e porta in vantaggio i suoi. I padroni di casa insistono con questo mancino di Calderini che termina sull'esterno della rete. Al 20° si fa vedere il Giviborgo con Pera che si gira e calcia ma non trova lo specchio della porta. 3 minuti più tardi Meneses serve Calderini, stop, tocco morbido e palla che, respinta dal palo, galleggia sulla linea di porta senza però varcarla, con gli ospiti che si salvano. Primo tempo che finisce dunque con il Città di Castello avanti di un gol sul Giviborgo. Ad inizio ripresa Paparusso rientra sul mancino e calcia forte, ma Marric allunga la palla in angolo con un intervento prodigioso. Il Città di Castello però stacca la spina e il Giviborgo ne approfitta al minuto 48, quando Bongiorni corre sulla sinistra e apparecchia al centro dell'area per Pera, che da pochi passi non sbaglia e pareggia i conti. 3 minuti più tardi gli ospiti completano la rimonta grazie a questo destro chirurgico dal limite dell'area di Scherri, che pesca l'angolino e batte Nannelli per il gol che vale il 2-1 in favore del Giviborgo. Alessandra decide che è il momento di mettere dentro Silla e il numero 15 flirta subito con il gol al minuto 60 con la palla che termina sull'esterno della rete. Il Città di Castello insiste e al 64° trova il gol del pari. Cross al bacio di Calderini e colpo di testa preciso di Fode Silla che batte Marric e porta il risultato sul 2-2. Il Giviborgo ci prova al 77° con Nottoli che però non inquadra il bersaglio. Dall'altra parte, al 90° Calderini prima protesta per questo contatto in aria con Del Dotto, non giudicato falloso dall'arbitro, e poi scalda così i guantoni di Marric. Dopo un lungo recupero, il signor Gianluca Guitaldi fischia 3 volte. Albernichi finisce in parità. Città di Castello 2, Giviborgo 2.